In this way, I am fine for the last time with a man wanna bring me the sky and the stars. Ciao a tutti, anche io sono partito da Tokyo, ora siamo a Treviso, la mia città. Ma rivedere vecchi amici e con tanto amore tornare nella propria città è bellissimo. Anna Edoardi è qui, ciao! Anche lei, Alessandra Tomata, Giuliano. È una città meravigliosa, io sono felice di essere qui, di avere mia madre al mio fianco, visto che è la coproduttrice. Che bello rivederti! Sono felice che tu abbia avuto così pizza. Tanto successo. Ciao! A voi, Michela Nieri! Buonasera a tutti. In questo momento non sono qui, sono in veste di consigliere, ma sono in veste soprattutto di amica. Io e Max siamo praticamente cresciuti insieme da quando eravamo piccolini e quindi sono anche particolarmente emozionata per la presentazione di questo film. E questo film ha fatto un giro particolare, è partito nella testa di Max forse da un po' di anni, è andato a Roma ed è finito a un festival molto famoso di Tokyo, da Tokyo in tutte le sale italiane. Adesso non mi resta altro che presentare il mio amico regista Max Nardari. Ciao a tutti, grazie Michela. Michela, intanto ringrazio Michela perché è stata lei la promotrice insieme al comune, insomma al sindaco, all'assessore Franchin, e quindi ringrazio il comune di Treviso e sono molto felice di essere qui perché è un po' tornare nella culla, no? Quando nasci, quando sei piccolino, cioè è veramente bello vedere tanti amici, quindi io sono felice questa sera di presentarvi la mia famiglia sul quadro. Per chi non l'ha visto, il film è in programmazione qui, quindi ringrazio anche Silvia Amadio e il cinema centrale di Treviso, che è veramente una casa per tutti noi di Treviso, quindi è importante che sia arrivato qui. Adesso lascio la parola al sindaco Giovanni Manildo. Grazie Michela, buonasera a tutti, ciao Max, sono felice di essere qui e ho chiesto a Max, vediamo prima il video, proprio perché è bello questo senso del racconto di Max che torna, ha detto prima, alla culla, e è bello che ci sia questo viaggio a ritroso e ci sia un ritorno a casa, e sono felicissimo di tutte le parole di stima che abbiamo sentito nei confronti di Max, mi unisco ai complimenti e è bello che ci siano delle persone che portano il nome di Treviso in giro per l'Italia, in giro per il mondo in modo così positivo. Sul film è assolutamente intrigante l'angolo, il visuale, cambiare normalità con diversità, cercare di, anche in modo ironico e in modo laterale, affrontare la quotidianità, penso che sia un modo importante di portare dei contributi. Si diceva che l'ironia è l'arma migliore per migliorare, per magari anche correggere i piccoli difetti che possiamo avere. Mi piace tantissimo la storia che ci sia in questo film, in quest'opera, una contaminazione col vissuto, e sicuramente c'è stata per il talento, per la vita di Max e sicuramente per la figura della mamma, ricordata tantissimo. Conosco da più tempo la mamma perché è collega e sì, da tempo una persona che è assolutamente importante e come ha detto Leonora Giorgi, in modo anche antesignano rispetto poi a molte colleghe che hanno fatto la strada che ha fatto lei con grande anticipo. Quindi mi piace che ci sia questa contaminazione, che si sia riuscita a distillare la propria vita in un'opera cinematografica. Penso che questo sia un bel risultato sia per Max che per sua mamma, e vi faccio i miei più sentiti complimenti. Siamo una sorpresa, allora c'è una lettera che è del nostro presidente. Diciamo che dice: caro avvocato, con immenso piacere, no, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso, sono a consegnare il riconoscimento con cui tutti i colleghi del Foro Trevigiano di Etila proclamano cosa loro per il raggiungimento del prestigioso traguardo dei 50 anni di professione. Con i più cordiali saluti, Massimo Soni. Ecco, quindi evviva! È stata una bella occasione. Noi cerchiamo come amministrazione di fare in modo che i trevigiani di valore
che sono andati in giro per il mondo e ogni tanto tornino. Grazie, veramente, complimenti. Buona serata e grazie mille.